Giuseppe Pambieri, spettacolo alla Colimbetra di Agrigento su Leopardi. Può dirci qualcosa su questo spettacolo? Questo spettacolo è nato 3 anni fa a Segesta e all'alba. Abbiamo cominciato al buio ed è finito all'inizio dell'alba ed era molto molto suggestivo, molto affascinante. Quindi ha avuto un inizio siciliano e adesso siamo qua. Dopo 3 anni siamo tornati in Sicilia, ad Agrigento, poi faremo altre piazze qui in Sicilia. E questo è un posto stupendo, bellissimo e molto molto affascinante. Bello, abbiamo anche la luna che ci guarda. E è uno spettacolo scritto da Giuseppe Argiro e devo dire che con mano fortunata, leggera, lieve, è riuscito a sembrare, cioè in 1 ora e un quarto riusciamo a dare un'idea della vita, dei sentimenti, del pensiero filosofico di Leopardi e il tutto unito con un filo rouge delle sue grandi poesie che conosciamo. Un Leopardi, per quanto ho letto, meno Ma pessimistico, allora, rispetto. diciamo che noi a scuola ci insegnano, insomma, in modo molto sommario, viene fuori questa immagine di Leopardi, un pessimista, totale, assoluto. In effetti sì, lo è diventato perché purtroppo per gli handicap che aveva, fisici, la statura, le malattie tremende, hanno tarpato la vita, per cui è diventato così, ma lui dentro fino alla fine è rimasto pieno di amore per la vita, pieno di voglia di vivere, di espandersi. Ho bisogno di amore, a un certo punto lo dice proprio. È un uomo che è votato, portato verso gli altri. Tant'è vero che, per esempio, nella Ginestra e anche nel suo pensiero c'è questo senso della solidarietà fra gli uomini contro la natura ingrata che ci distrugge in un attimo, no? Come il terremoto, basta un niente e ci fa saltare per aria. E noi la natura la vede sempre come una matrigna, una matrigna cattiva, ingrata, e l'uomo deve unirsi contro questa. Poi veniamo a conoscere anche cose curiose della sua vita, per esempio l'idiosincrasia che aveva per l'acqua, per lavarsi, l'odio della minestra e l'amore sviscerato per i dolci, soprattutto il gelato. Ah, anche il gelato. Il gelato soprattutto, sì, gli Non lo piacevano, poi sapevo. c'era anche la descrizione di un certo tipo di gelato. E poi insomma c'è la parte emozionante, verso la fine, quando si avvicina la morte, sappiamo, a Napoli con il suo amico Ranieri, dove la malattia incomincia a devastarlo, e però lui ha questi sprazzi ancora di vitalità. E finiamo con l'infinito, perché l'infinito funziona ed è funzionale proprio nella parte finale dello spettacolo, come a raccogliere l'eredità del passato col presente tristissimo in quel momento e proiettarlo verso questo infinito. Questa magia di qualcosa che c'è dall'altra parte, che non sappiamo cos'è e che ti fa sognare, no? Quindi c'è questa prospettiva veramente di grande vitalità all'interno del suo stato, terribile, di malato. Ecco, quindi insomma, tutto sommato viene fuori una cosa abbastanza interessante, no? Su Leopardi, chiaramente non è esaustivo, cioè non è che completo, Sì. no? Chiaramente in 1 ora e un quarto non puoi dire tutto. Sì, Per esempio ci certamente. sono, c'è un suo discorso sull'Italia che fa venire i brividi perché sembra scritto oggi, no? Per esempio il fatto di che siamo egoisti rispetto agli altri popoli, che non riusciamo appunto ad unirci in un rapporto di rispetto gli uni con gli altri. E che quindi siamo dediti, cioè non riusciamo a concludere bene le cose, insomma, quindi una visione molto, molto pessimistica in questo senso dell'Italia.